has plenty of everything. Vineyards, great estates, beautiful rolling hills producing some of the best wines in the world. To top it all, it has a man obsessed with corkscrews. My name is Paolo Annoni and I'm a pharmacist and a collector of antique corkscrews. 2 years ago in Barolo, in the heart of Lange, I opened a museum of corkscrews. There are 500 of them shown in the museum, and over 20 years I've collected 1,300, which I found by traveling all over the world. This is a miniature corkscrew for perfume bottles made out of ivory and steel. In the 16th and 17th century, aristocratic women used it to open their miniature perfume bottles worn around their necks. This is an English walking stick made out of wood with a silver and horn handle. Inside is the corkscrew. These are key and corkscrews all in one. They were cellar keys with a corkscrew hidden in them. This is the peculiar one because it portrays Senator Wallstead, who introduced prohibition laws in the 20s. This one was patented in Germany and is called French Cancan, representing the legs of a dancer of the Lido in Paris. Here are precious ones in silver, mother of pearl, turtle, ivory, and gold. Christie's dedicates at least one auction to vintage corkscrews. Some reach prices in the tens of thousands of euros. This museum has also some very valuable pieces. Mi chiamo Paolo Annoni, sono farmacista e sono un collezionista di cavatappi antichi. Ho aperto 2 anni fa, qui a Barolo, nel cuore delle Langhe, il Museo di Cavatappi Antichi. Va bene. Ad esempio, questo qui è un cavatappi da profumi in miniatura, è fatto in avorio e in acciaio e serviva alle nobildonne della fine del 1600 e dell'inizio del 1700. È il primo cavatappi brevettato in Inghilterra da Samuel Henshall nel 1795. Quelli a una leva, come il modello Peril, francese, prodotto a Parigi, a metà dell'Ottocento, o se no il Land, inglese, sempre di metà Ottocento. Questi invece sono cavatappi a 2 leve, alcuni a 2 leve semplici, alcuni a 2 leve anche figurativi. I primi a leve multiple sono stati brevettati in Inghilterra
ed erano in ferro ramato. Invece questi sono a pignone e cremagliera. In particolare sono interessanti questo modello inglese a quattro colonne e questo modello brevettato da Thomason nella seconda parte del 1800. Molto particolari, perché l'effigie riportata è quella del senatore Wallstead, senatore che introdusse la legge sul proibizionismo. Va bene.